certamente non potevamo non coinvolgere i nostri amici dei social per aprire in qualche modo un dibattito su quanto sta avvenendo in Afghanistan, prendendo spunto dalla notizia diffusa già dalla giornata di ieri, ovvero dell'arrivo in una base militare di Rocca Raso di una ventina di afghani giunti a Fiumicino, e in questa base militare di Rocca Raso terranno la quarantena prima di trovare altre destinazioni. Ebbene, abbiamo voluto aprire questo dibattito, un dibattito, come vedete, caratterizzato da più di 100 commenti, 20.000 persone hanno raggiunto la nostra notizia, e devo dire, Marina, che c'è molto rancore e rammarico per come l'Occidente ha gestito la crisi afghana in questi ultimi 20 anni. E poi c'è anche chi si preoccupa giustamente per il destino di donne, soprattutto le donne e i bambini, magari chiedono corridoi umanitari per queste persone. Marina, purtroppo dobbiamo anche registrare, ma purtroppo i social danno spazio anche a queste persone e a chi, insomma, trova il modo per criticare l'arrivo di queste persone, parlando di immigrazione in modo, come dire, abbastanza scomposto, senza tener conto di quanto sta accadendo in Afghanistan, le immagini terribili delle persone aggrappate agli aeroplani, le abbiamo ancora fisse negli occhi tutti noi. Insomma, il dibattito è aperto, abbiamo detto oltre 100 commenti, potete continuare a dire la vostra sul nostro profilo Facebook di Rete 8 su questo tema così, così davvero delicato.